Capitolo Fiorentina, che ruolo potrà recitare la squadra di Montella che è reduce da una bella serie di risultati consecutivi, mentre negli ultimi tre incontri ha racimolato soltanto due punti? Ma intanto consentimi di fare i complimenti sinceri a Montella, a Pradei, a tutto lo staff della Fiorentina, perché rinnovare così in profondità ed ottenere già alla prima stagione risultati così importanti, non parliamo del piazzamento finale, parliamo del gioco. La Fiorentina è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia e credo che questo sia un risultato straordinario che dimostra ancora una volta l'intelligenza di Montella e la bravura di chi ha scelto questi calciatori, e sinceramente sono stati ignorati dai grandi club che stanno facendo invece la fortuna dei Viola. Certo, in questo momento, come abbiamo detto, c'è un momento di rallentamento, una fase magari in cui la Fiorentina non riesce più ad essere incisiva sul piano dei punti, non tanto sul piano del gioco, ma chiaro che sono fasi normali ed è comunque, io credo, questa è una stagione interlocutoria nella quale la Fiorentina potrà sperimentare pensando soprattutto al futuro. Ultima considerazione sul mercato: con un attaccante, se dovesse arrivare a gennaio, la Fiorentina che cosa potrebbe fare, visto che è stata un po' questa la pecca della prima parte del campionato dei Viola? È un po' un problema di tutte le squadre, io credo, quest'anno, non soltanto della Fiorentina. Mancano gli attaccanti che garantiscono 10-15 gol a stagione, ma mancano perché? Perché il mercato non ne offre molti. Quelli che ci sono costano un sacco di soldi, per dirla molto chiaramente, e quindi è chiaro che diventa difficile. Alla Fiorentina servirebbe un giocatore in grado di segnare quella quantità di gol, no? 10-12, che rappresentino un bel bottino in partenza. Ma non è facile. Non è facile trovare attaccanti di questo valore, di questo livello. Io credo che la Fiorentina per quest'anno potrebbe anche farne a meno, pensando al prossimo anno.